Ciao ragazze e nuovo video. In questo video è un video haul. Capelli non guardateli perché fanno veramente pietà barra pena barra non so cosa. Sono andata a farmi sistemare un po' la frangia stamattina perché quando sono uscita dal lavoro perché era inguardabile. Non so la luce se è buona. Volevo provare a farvi il video così all'aperto che sono qui sommersa da animali di specie strana, tipo Mino, che non si capisce da che. Madonna, se sei diventata cicciona. Guardate che meraviglia, lei non ama molto farsi toccaccinare, vero Paloma? E quindi adesso, siccome vi mancano comunque i romini, facciamo il video haul. Ho comprato tutta roba vintage, quindi questo è un video haul vintage, quindi di roba molto interessante, di ottima qualità, ottima fattura, ottimo prezzo. Più o meno dall'1 ai 5 euro al capo. E nei miei negozietti di beneficenza, di fiducia, e sono molto soddisfatta. Ho preso anche delle cose un pochino autunnali. Pensate per l'inverno perché voglio assolutamente avere un guardaroba di qualità e togliere tutti, magari, tutte quelle cose che non fanno per me perché io sono una che usa o cose strane o cose comunque vintage abbinate a cose moderne. Comunque voglio togliermi tipo tutte i cardigan, felpe, felpine, maglioncini, robe comunque che non utilizzo assolutamente. Allora, quindi mi voglio armare solo di roba o vintage o particolare, comunque che costa poco. Sapete che io avevo la memoria super piena del telefono, dovevo aspettarmelo. Non so se stare sul gradino sotto o sul gradino sopra. Starò sul gradino sopra così mi vedete un pochino meglio. Allora, ho preso tutta roba appunto vintage, questo bellissimo cardigan, è costato 4 euro della Joye Plus Fan, è 70% lana e 20% angora, il 10% invece è nylon. È un cardigan super invernale, bello proprio morbidoso, peluscioso, non è peluscioso, è morbidoso, e anche le spalline. Questo è un bellissimo cardigan, secondo me, che è sfruttato appunto anche come giacca o appunto come cardigan. Ha tutte queste applicazioni di perle, le ho controllate prima di acquistarlo, anche i bottoni, e praticamente è perfetto, cioè ha tutte le applicazioni al punto giusto. Mi mancavano i romini, sentite adesso che fanno casino, cioè in realtà solo Paloma perché gli altri sono zitti. Comunque ha tutte queste perle, questi charm, queste gemme ecosostenibili in tutto e per tutto, molto anni 80, vedete il taglio, è bellissimo. Questo mi ricorda un sacco anche le sfilate che fanno adesso, li fanno vedere questo stile un po' quasi esagerato, stile un po' Dolce Gabbana barocco, insomma, su sfondo nero, è molto carino. Non mi piace neanche un po' questa illuminazione. Boh, vabbè. Poi ho preso questi pantaloni, anche questi molto particolari. Ecco, vi dico già che è un outfit, che è un haul molto particolare. Sapete che poi io amo sdrammatizzare i pezzi vintage con dei pezzi moderni, che possono essere le scarpe, la giacca, la borsa. Questi sono dei pantaloni della marca Campagnolo. È una 46, ma sono una 46 fino a domani mattina, una 46 per nulla abbondante, multicolor, sembrano un po' pantaloni per andare a sciare. Li ho immaginati con un bel tacco fucsia, e sono belli morbidi, sotto hanno la zip, sono di un tessuto proprio molto tipo copriletto, non so come spiegarvi, lucido, una sorta di tuta da sci. Ecco, secondo me non è una 46 assolutamente, io boh, li ho immaginati con questi outfit anni 80. Anche con un crop top e un sandalo tutto con le listarelle, secondo me è un pantalone super Paloma! Poi ho preso una meravigliosa giacca, anche questa super vintage, e anche questa fatta a mano perché non hanno, anche questa, solo questa è fatta a mano perché fino adesso non c'era nulla di fatta a mano. Praticamente cominciano un sacco di insetti. Vieni qua Paloma, vieni subito qui, vieni immediatamente qua, Paloma! Allora, è una brutta idea di farli scendere, voglio farveli salutare, ma Paloma appena vede una foglia che si muove, abbaia. È fatta a mano, è un blazer di questa bellissima fantasia sui toni del viola e del blu, molto bella. Ha gli spallini, è una giacchetta molto interessante. Vedete, c'ha pure le balze, anche questa è un anni 80, guardate che meraviglia, è bellissima, cioè è una meraviglia. Anche questa sdrammatizzata con una pump blu, un jeans sotto una camicia, oppure anche con un maglioncino, una t-shirt anche, è molto molto bella secondo me, un bel tessuto, poi sembra quasi seta, anzi non dico che non, cioè mai dire mai, potrebbe essere un tessuto di seta questo perché è proprio morbido, è un tessuto di super qualità, non so se si nota, non è per niente sintetico questo.
non so, la seta, cioè mi sembra seta, poi non lo so perché non me ne intendo, però vado un po' a tatto. Un altro golf di questi qua, super vintage, anni 80, magari arrivano tutti dalla stessa persona, perché hanno troppo uno stile particolare, ma allo stesso tempo molto bello. Se sentite che parlo in maniera un pochino strana, è solo perché ho delle afte in bocca, comunque delle piaghettine, e faccio un po' fatica a dire certe parole. Allora, questo è il cardigan golfettino, color ciclamino, molto bello, con tutte le paillettes. Anche questo è un capo che è portato aperto, anche con un abito un po' strano, un po' particolare. Sopra questo, secondo me fa un'ottima figura. Questo è, credo, di lana. Ma anche questo è fatto a mano, quindi non vi so dire, cioè non ha dentro né marca né niente, però vedete la qualità, non so se si nota dal video, è molto molto bello. Poi arriva uno dei miei pezzi preferiti, non so perché sono così buia, forse sono i capelli scuri che mi fanno sembrare più buia, cioè non voglio essere così buia. No, non è questo tra i miei capi preferiti, ce n'è un altro, però anche questo è molto bello, sempre maglioncione, sempre anni 80, guardate che meraviglia questo, cioè sono tutti i capi che sono wow. Questo ha le maniche così a sbuffetto, è bellissimo, un po' in stile sirena, adoro. Questo qua anche con un pantalone bianco, uno stivaletto. Guardate che meraviglia la manica, cioè sono dei maglioni strepitosi. E questi, ragazze mie, lo sapete benissimo che da Zara li pagate 70, 60, e questi oltretutto sono di lana, e da Zara invece sapete benissimo che non sono di lana. Per cui, guardate, io mi sono fatta proprio scorta di queste cose perché non ho assolutamente intenzione di andare a comprare nessun tessuto sintetico a nessun prezzo esagerato, quindi vado di questi. Les Essentielles taglia M, questo abbiamo una marca, quindi è fatto da qualcuno, anche questo secondo me è una lana che può essere angora. È morbidissima, cioè è un peluche. Vediamo. Sì, 70 per... Sto diventando braga, braga, sto diventando braga, sto diventando brava con le percentuali. Allora, con insomma le composizioni. 70% lana d'angora, un golfettino nero, meraviglioso. C'ho anche un abito io simile a questo, però non mi piace molto perché mi dà dei ricordi un po' brutti. Però mi è venuto in mente subito quell'abito e questo maglioncino ha la manichina anni 80, stupendo. È di una morbidezza allucinante, cioè sembra di toccare un gattino persiano. È proprio bello e ha questo dettaglio sulla spalla, questi, vedete, queste paillette, questo fiore paillette, molto bello. Poi ho preso una camicia, questa anche mi sono innamorata quando l'ho vista, anche questa è un vintage taglia 42, non dovrebbe stringermi particolarmente ed è fatta così, con tutte queste rose, questi pois, e è carina perché ha un taglio molto particolare. Allora, ah, vabbè, quattro bottoncini qui sulla manica. Sul polsino è una cosa un po' strana che non ho mai visto tutti questi bottoni sulla manica. A parte quelli tutti insieme, non so se avete presente. Mi piace il collo alla coreana, che è molto particolare per essere una camicia vintage, di solito non le facevano quasi mai col collo alla coreana. Pensavo fosse una cosa un pochino più moderna, invece c'era già, quindi è stata copiata anche quella. E poi è tutta un pochino, vedete, un pochino. Non so se notate la ricciatura sulla parte davanti, oltre alle spalline. Questo, secondo me, questa qua con una gonna a ruota, magari sui toni del sabbia. Nera oppure beige, secondo me è fantastica. Mi piace davvero tanto. È un bel tessuto anche questo, vediamo se c'è la composition. Adesso scopriremo che è seta pure questa. 35% seta e 65% acetato. Dentro c'è scritto 56, fuori c'è scritto 42. A voi la scelta. Poi devo quasi stoppare, quindi non vi farò vedere tutto oggi, ma un po' di roba. Vediamo quello che c'è meno. Perché devo scappare al lavoro. Lunge da me arrivare in ritardo. Anche se non ho nessuno che mi sgrida, però ho preso questo completo che ha un problema. È in pelle, è in vera pelle, è bellissimo. Cioè una giacca con un top di Piero Panchetti. Capisce? Piero Panchetti SNC, pelle leather 100%. Il problema che ha questa giacca, che è una meraviglia della natura, fantastica, meravigliosa e allucinante da quanto è bella, è che ha dei buchi. Quindi io l'avevo, cioè me l'ha fatto notare la signora, però gli ho detto: ascolta, non me ne frega lo stesso, cioè la voglio prendere comunque perché è un peccato. Però ha dei buchi che non so come sia stato possibile fare questi buchi, probabilmente o le tarme o non lo so. Comunque sono qui sulla manica, non si notano, è tanto, però ci sono, cioè 100% pelle, vera pelle, eccoli qua, una maledetta situazione, devo trovare un modo, questi sono i due buchini che ha,
per il resto è meraviglioso, taglia 44, cioè è molto indianino style. Io l'ho pensato con i miei stivali tutti di frange, sapete che li ho color camel, molto belli, e wow, oppure dei sandali cammello. Ma sono io che non mi vedo, ma voi mi vedete? Boh, sì, penso che mi vediate abbastanza bene, io vedo tutto buio, cioè vedo nero dai miei occhi, vabbè. E c'è praticamente la casacchina così, stile molto indianino, vera pelle, questa invece è perfetta, quindi non ha segni di nulla. E poi c'è la sua giacchina, cioè è bellissima, è un capo molto particolare. Io lo metterò lo stesso, anche se i buchi non mi interessa. Andrò in giro come una pezzente, ma fa niente, però ho su un capo unico. Guardate che meraviglia la giacchina, fatta così, con la ricciatura sulla parte qua e dei gancetti e dei bottoncini. Una meraviglia. Ma come facevo a lasciarla lì? È impossibile lasciarla lì. Poi ho preso un giubbino, questo l'ho pagato 10 euro, è la cosa che mi è costata di più, in vera pelle pure questo, molto particolare. Taglia. Aspetta perché ci metto sopra. Non c'è neanche la taglia italiana. 46. È una taglia 46, ma sono quella specie di bomber oversize. Poi stoppo perché le altre due borse ve le farò vedere un altro giorno. È della marca Dino Dinoz Since Science 1988, praticamente c'ha un anno in più di me questo brand. È un capotto, è una giacca molto particolare, 100% pelle, vera pelle, genuina. Bellissimo, adesso ve lo faccio vedere. Questo è un pezzo che se si vuole rivendere a degli intenditori lo si può vendere veramente. Io l'ho pagato 10, però lo posso vendere anche a 100 euro tranquillamente. Allora, a parte i bottoni che ve li faccio vedere, solo loro, cioè, guardate, solo loro 10 euro, ne prendi 4 forse, ma neanche. Perché sono andata ancora in una merceria, mi servivano dei bottoni, mi sono spaventata. Ha tutti dei segni strani, ha gli spallini, tutti i bottoni così, completamente, gioiello, guardate che meraviglia. E poi ha una forma molto particolare, anni 80, fatta bomber, molto attuale ancora, non so se lo notate, e dietro così, con delle applicazioni. È veramente un pezzo da collezione questo, sotto il resto è tutto arricciato, quindi anche sopra gli abitini, secondo me è molto carino. Ragazzuole, vi devo salutare perché devo andare subitissimo al lavoro. Romina? Romy? Ciao! E ci vediamo nel prossimo video, ragazze. Se riesco vi faccio l'outfit perché non l'avete visto bene, ma devo farvi vedere il pezzo al lavoro, altrimenti se riesco a caricarvi almeno l'haul. E ci sarà domani probabilmente la seconda parte, quindi restate sintonizzate. Ciao, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. So che è uno shopping un po' particolare, però sapete che io sono fan delle cose strane, quindi dove c'è qualcosa di strano, c'è il baule della Veronica in pole position ad acquistarlo, ad ammirarlo, a commentarlo positivamente. Vero? Ciao, vieni, lanci! Palu! Vieni! Bravo! Brava! Guardate che grande che è! Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!